Oh, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar di Common Next. Siamo arrivati al 12° webinar in questo periodo Covid e diciamo speriamo post-Covid, ed è l'ultimo prima delle vacanze estive, prima delle ferie estive. Abbiamo trattato tanti temi legati all'innovazione, abbiamo parlato con tanti amici, con tanti partner, abbiamo avviato tante collaborazioni. Molti partenariati e oggi in particolare abbiamo il piacere di avere insieme a noi la Camera di Commercio di Torino. Noi siamo come Como Next partecipati dalla Camera di Commercio di Como e ci piace molto all'interno del progetto PID, punto imprese digitali, avviare e manutenere queste partnership tra camere di commercio, tra territori diversi, perché siamo convinti che il tema dell'innovazione sia di fatto un tema trasversale, non abbia confini, non abbia territori, e quindi è fondamentale il parlarsi, il comunicare, il condividere per aiutare i nostri territori e le aziende in particolare a crescere e a restare e a diventare sempre più competitive attraverso l'innovazione. Il tema di oggi l'innovazione trasforma il business, quindi siamo alle prese con un tema che sta un po' a metà strada tra la tecnologia, la cultura, l'attitudine, e quindi direi di chiamo subito con me in presenza al webinar Nicoletta Marchiandi di Camera di Commercio di Torino, che ha la responsabilità del progetto PID in Camera e quindi con noi diciamo, racconterà un po' l'impegno della Camera di Commercio. Cercheremo di capire insieme ai nostri ospiti, che poi pian pianino man mano presentiamo, cercheremo di capire se effettivamente l'innovazione è, come si dice, un driver forte per la trasformazione del business, per il supporto al business. Benvenuta Nicoletta. Grazie, grazie Stefano e grazie a tutti, benvenuti. È un'occasione per noi unica iniziare a lavorare, diciamo così, digitalmente con chi supporta digitalmente la trasformazione delle imprese. La Camera di Commercio di Torino, in partenariato con Comonext, vuole avviare un percorso, soprattutto alla luce dei mesi difficili che ne stanno attraversando le imprese, di sensibilizzazione delle imprese per poi effettuare un vero e proprio accompagnamento in una trasformazione digitale che con il punto imprese digitale noi cerchiamo di seguire da parecchi anni, ormai dal 2017. Insieme a tutte le altre camere di commercio del territorio italiano, tant'è che la Camera di Commercio di Como è proprio un esempio di collaborazione con Comonext che noi ci auguriamo di seguire con lo stesso successo. Accompagniamo le imprese in una trasformazione digitale non solo perché cerchiamo di portare alle imprese conoscenze tecnologiche di cosa può fare il digitale per il loro business, ma la nostra vera e propria missione è di essere a fianco delle imprese, e oggi ve ne daremo testimonianza, per intenzioni vere e proprie di supporto alla trasformazione culturale verso un cambiamento del modo di fare impresa, che attraverso il digitale è sicuramente facilitato. A voi Scusa, la parola. ti interrompo un secondo, anzi no, bene, se avevi finito ancora meglio, non ti interrompo. Perché c'è questo tema, tu hai detto un tema culturale. Effettivamente una delle cose che riscontriamo spesso parlando con l'impresa, con gli imprenditori, soprattutto con le piccole e medie imprese o anche con le microimprese, riscontriamo convinzione che innovazione sia l'equivalente di tecnologia. Allora, il tema è il riuscire a comprendere fino in fondo, in maniera reale, che la tecnologia è un supporto, è uno strumento, ma l'innovazione nasce dall'interno dell'azienda, dalla volontà dell'imprenditore, nasce dalla voglia di fare qualche cosa in maniera che facevo già, ma in maniera migliore, in maniera diversa. Allora, la cosa che credo sia importante è io devo conoscere gli strumenti che ho, quello che la tecnologia mi mette a disposizione per poter
fare questo passo di trasformazione, perché se non conosco, io non posso scalare una montagna se non so che posso usare i chiodi, non posso usare le corde, cioè se penso di doverla scalare a mani nude è evidente che probabilmente rinuncio in partenza, mentre invece devo sapere che ci sono degli strumenti. Allora credo che la tecnologia e la conoscenza della tecnologia ci può aiutare, ma deve essere fondamentalmente qualcosa che scatta nella testa dell'imprenditore. Il pensiero, a me piace molto chiamarlo pensiero laterale, non sono il primo evidentemente, ma insomma il pensiero laterale è il poter vedere la tua azienda da un punto di vista diverso, cioè come fino ad oggi ho fatto una certa cosa e domani posso vendere qualche cosa di più, di diverso, posso farla evolvere perché ci attacco un pezzettino che non avevo mai sul quale non avevo ragionato e che non avevo pensato prima. A mio avviso quello che sta capitando e che vediamo capitare proprio in questi mesi è una consapevolezza molto più forte di tantissime aziende che prima questa volontà di fare qualcosa di diverso non la sentivano così impellente, mentre adesso necessariamente i momenti di difficoltà la percepiscono come necessaria e che fa andare avanti oltre un ostacolo che è proprio un ostacolo di atteggiamento, e quindi la volontà di andare oltre e di utilizzare gli strumenti digitali per andare oltre e quindi per innovare anche solo nel modo di fare quello che prima facevo, fa sì che moltissime aziende, anche le più tradizionali, anche quelle di settori che forse non si considerano sulla frontiera tecnologica, stiano crescendo considerevolmente attraverso il digitale. E quindi forse è stato questo momento di difficoltà, di crisi, a scatenare la volontà di tantissime aziende, non solo di quelle più innovative, ad andare oltre, proprio là dove ci si può pensare a fare qualche altra cosa su un business già consolidato. Certo, ma guarda, io direi prima di presentare la scaletta della mattinata e di presentare tutti i nostri ospiti, io volevo aggiungere una cosa precisa e particolare che dà anche un senso alla collaborazione che abbiamo avviato con Camera di Commercio di Torino. Noi nel corso degli ultimi anni abbiamo avviato un modello di sviluppo del nostro Innovation Hub che è basato molto sulla creazione di una community di innovatori che si mette a disposizione del territorio per aiutare le aziende che stanno fuori dal nostro hub, che sono meno innovative, a crescere nell'innovazione. Quindi è un modello che aiuta lo sviluppo economico del territorio attraverso l'innesto di innovazione, creando un sistema virtuoso di imprese che aiutano altre imprese. E questo modello è un modello che di fatto, andando a raccontarlo un po' in giro per l'Italia, è piaciuto e molti territori ci hanno chiesto di dargli una mano a svilupparlo anche da loro, di farlo anche di provare a vedere se c'erano delle possibilità di replicare, ovviamente con tutte le debite proporzioni, con le debite differenze, però questo tipo di modello anche su altri territori. E quindi il motivo per cui siamo qui con Camera di Commercio di Torino è perché nel nostro peregrinare per l'Italia a un certo punto siamo arrivati a Ivrea, dove abbiamo incontrato un gruppo di imprenditori che ha rilevato le vecchie fabbriche Olivetti e quindi ci ha chiesto di poter fare insieme un percorso di avviamento di questo modello anche sul loro territorio. Ivrea, ovviamente, e lo dico ad uso dei nostri ospiti che sono online in questo momento, Ivrea è città metropolitana, fa parte della città metropolitana di Torino e quindi la giurisdizione, diciamo, da un punto di vista di Camera di Commercio su Ivrea è della Camera di Commercio di Torino, e quindi è stato veramente un piacere incontrarsi e cominciare a capire che ci sono tantissime direttrici sulle quali si può lavorare insieme, si può condividere e mettere a fattor comune competenze e conoscenze. Questo è il motivo per cui, tra le varie camere con cui noi abbiamo iniziato a collaborare proprio grazie a questo progetto, ci piace molto essere qua con Torino, perché diciamo, da un punto di vista di dimensioni, di portato,
riportato sia industriale che di artigianato, insomma, il territorio dell'area metropolitana di Torino è un territorio sicuramente molto importante, uno dei principali a livello nazionale. Oltre a tutto abbiamo, e la cosa ci piace molto, è che tra i nostri partner e tra le iniziative con cui abbiamo organizzato e stiamo organizzando il tutto, c'è anche la CNA, in particolare dell'area della Brianza. Per noi è importantissimo perché dà un senso di sistema. Questo è un paese dove si tende ad essere molto campanilisti e la possibilità di riuscire insieme a tanti soggetti diversi che però hanno un obiettivo, che è quello di fare crescere complessivamente il paese attraverso la crescita dei singoli territori, è molto positivo, insomma. Quindi siamo molto contenti e ringraziamo tutti i nostri partner, insomma. Allora, Nicoletta, se non ci sono altri temi introduttivi, a meno che tu non abbia qualche cosa... No, volevo reagire anche al vostro stimolo riguardante proprio quel territorio. Perché Ivrea? Perché Ivrea e non in altri posti della provincia di Torino? Beh, innanzitutto perché come Camera di Commercio di Torino vi possiamo dire che quello è il territorio forse uno dei più innovativi della nostra giurisdizione. E al di là del Bioindustry Park, voi lo sapete meglio di me, è sede di innovazioni che vengono da lontano. Per cui io credo che un investimento in termini di capitale umano su quei territori che poi produca una ricaduta su tutto il resto, quantomeno della provincia di Torino, se non della regione, sia quanto mai azzeccato in questo periodo, proprio perché il territorio è sede di competenze anche digitali molto elevate, è sede di innovatori ed è anche sede di aziende più tradizionali, artigiane, manifatturiere, aziende di servizi alla manifattura, che hanno un fortissimo bisogno e ora una fortissima volontà di innovare nel loro modo di fare le cose. E quindi favorire le collaborazioni, favorire la messa in rete di questi attori, anche grazie alla vostra presenza, è quantomeno utile, se non fondamentale per noi come Camera di Commercio, che siamo al servizio delle imprese per il loro sviluppo. Quindi vi ringrazio intanto per la vostra presenza e vi ringrazio per questa rinnovata collaborazione. A voi. Bene, bene, bene. Allora, adesso io direi, visto che siamo perfettamente on time, in tempo, due parole sulla scaletta e quindi su chi abbiamo oggi con noi, chi sono i nostri ospiti e magari perché abbiamo pensato di invitare queste imprese. Allora, prima di tutto abbiamo tre imprese, tre esempi, tre case history che, devo dire, senza averlo fatto apposta, sono venute naturali, appartengono tutte e tre in qualche modo, sicuramente alla filiera agroalimentare. Interessanti non tanto perché producono cibo o bevande, quanto perché hanno innovato tutte e tre da un punto di vista tecnologico e hanno sviluppato un nuovo modello di business che fino a poco tempo fa non avevano ed erano gestite in maniera più tradizionale. Addirittura una delle tre ha preso spunto dalle capacità e dalle possibilità che gli offriva la tecnologia per aprire una nuova azienda, ed è la terza che vedremo, e già che ci siamo, visto che ne ho parlato, anche se è l'ultima che parlerà con noi, la cito per prima. L'azienda si chiama Sep Valtellina ed è un'azienda che produce bresaole, ma produce bresaole 4.0 con un criterio di automazione della produzione della bresaola, che è tendenzialmente considerata un qualche cosa di artigianale, anche se in realtà ormai i grossi produttori sono molto industriali, però ecco, con una capacità di inserimento di robotica e automazione all'interno della fabbrica dove si produce la bresaola e si stagiona la bresaola, particolarmente interessanti e molto innovativi. E sarà con noi Elena Pedrana, che è la fondatrice di questa, io la chiamo startup perché l'abbiamo incontrata quando aveva solamente l'idea e tantissima buona volontà. Adesso è una realtà bellissima che sta in Valtellina, vicino a Sondrio. Incontreremo poi il birrificio Gravità Zero,
con Luca Delleani, un birrificio dell'area torinese, con una capacità di reinventarsi in un periodo di difficoltà, attivando un online non solo commerce, ma anche tutta una presenza web molto simpatica, molto particolare, che poi ci racconterà Luca che cosa ha portato e che tipo di caratteristiche ha dato alla sua piccola società familiare. E poi incontreremo Fabio Scalise, che ha un'azienda che si chiama Sispre, producono olio d'oliva in Puglia e hanno avviato all'interno della loro società un progetto di tracciamento di tutta la filiera attraverso la blockchain, che riteniamo essere molto interessante e probabilmente anche diciamo precursore di quello che diventerà nel giro di poco tempo uno standard per tutte le produzioni agroalimentari. Magari può essere interessante e curioso il fatto, Nicoletta, che senza neanche farlo apposta siamo riusciti a mettere insieme tre aziende di un ambito che poi vede Torino e la vostra area molto impegnata, e mi riferisco a Terra Madre, per esempio, e a tutto il tema dello slow food. Cosa dici? È stato quasi casuale? Stavo ridendo perché sembra che il caso non sia a caso. Pochi giorni fa Terra Madre ha presentato il suo evento mondiale, dove noi siamo protagonisti, perché il nostro impegno con Terra Madre è proprio quello di portare innovazione nell'agroalimentare, organizzando delle sessioni digitali di incontri tra aziende innovative e aziende più tradizionali, produttori, distributori di prodotti agroalimentari dell'area slow food. Questo non è banale, perché l'agroalimentare è, lo parlo per la nostra regione, uno dei driver dell'economia, ma è anche per tutta l'Italia, ed è un settore tradizionale che solo da pochi anni ha iniziato davvero a fare il salto innovativo, non solo per i prodotti, ma sempre di più verso i processi. E gli esempi che oggi portiamo sono i classici esempi che noi vorremmo mostrare durante i giorni di Terra Madre, vorremmo portare anche a conoscenza di grandi buyer internazionali come aziende innovative attraverso i B2B tecnologici che andremo a organizzare. E sempre di più aziende di questo tipo, a mio avviso, sono i campioni dell'innovazione, perché fanno del tradizionale una leva di mercato attraverso il digitale. Per cui, sì, di nuovo, corretto. Benvenuti tutti e tre, complimenti. Corretto, corretto. Benissimo, allora adesso bando alle ciance e cominciamo subito con, credo, un video. Prima di dare la parola a Luca del birrificio Gravità Zero, noi magari ci spostiamo un po' da parte, cominciamo a vedere il video e poi partiamo con l'intervento di Luca. E noi ovviamente, Nicoletta, restiamo un po' in disparte, ma ogni tanto se ce la sentiamo facciamo qualche domanda o qualche pungolatura. Va bene. Bene, la regia può mandare il video allora.
Bene, ora con noi Luca Deleani. Ciao, buongiorno. Ciao Luca, ci racconti, ci racconti un po' la tua storia e perché ti senti essere entrato prepotentemente nell'ambito della trasformazione digitale? Certo, molto volentieri. Beh, allora, innanzitutto vi ringrazio per essere qua, io voglio confermare tutto quello che è stato detto fino adesso e ringrazio in particolar modo la Camera di Commercio di Torino con cui noi collaboriamo tantissimo e abbiamo tantissime iniziative, tantissimi progetti in cui veniamo coinvolti tendenzialmente. Noi siamo partiti con loro dallo sportello nuove attività produttive per un primo approccio nel mondo del business 3 anni fa, noi siamo aperti dal 2017, l'avete visto nel video. Abbiamo avuto quindi la possibilità di capire come si può aprire un'azienda, in primis un'azienda tradizionale. Noi siamo un'azienda manifatturiera completamente manuale al momento, quindi siamo in 3 addetti, io, mio fratello e mia sorella, e ognuno di noi ha un ruolo ben specifico nell'azienda, ed è stato anche grazie alla Camera di Commercio che abbiamo identificato poi i 3 ruoli essenziali. Io mi occupo della produzione, mio fratello della comunicazione, ora la comunicazione abbiamo un'altra persona che ci dà una mano, tra l'altro. Quindi l'azienda comunque sta progressivamente crescendo. Mio fratello si occupa invece della parte commerciale, quindi è quella che va a bussare ogni singola porta del ristorante, del bar, del pub e vende fisicamente il nostro prodotto. Questa era la nostra idea iniziale di business e poi vi spiegherò come la crisi iniziata a marzo ci ha dato l'opportunità invece di evolvere anche il nostro modello di business, non solo più con un business to business, ma con un business to consumer come metodo organizzativo nostro interno dell'azienda. Abbiamo ancora partecipato appunto alla Camera di Commercio tramite il PID durante il periodo di lockdown ad un progetto di mentoring aziendale attraverso il quale abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con un professionista con la P maiuscola, tra l'altro, per quello che riguarda proprio l'innovazione del nostro modello di vendita online. Noi siamo partiti con l'avere fin da subito un sito web vetrina, perché crediamo molto comunque nell'online, nella possibilità di reinventarci, di comunicare con i nostri consumatori quello che vogliamo dirgli. Avete visto la nostra serietà, come avete potuto magari constatare dal video, sta molto nel gioco. A noi piace l'idea di creare un prodotto che però deve riportarti un po', noi ti chiamiamo gravità zero anche per questo, perché ti deve dare l'idea di berti una buona birra in compagnia con amici e tendenzialmente stando un po' con la testa tra le nuvole, insomma. Quindi, quei momenti di relax che puoi trovare solamente bevendoti un buon prodotto, che sia birra nel nostro caso, vino per carità. Diciamo che con questo mentoring noi abbiamo avuto la possibilità di avere una prima analisi del nostro livello di digitalizzazione, abbiamo capito che eravamo sulla buona strada, perché oggettivamente abbiamo sempre investito in quello che era l'online, abbiamo sempre tenuto alta la pagina Facebook, la pagina Instagram, che comunque questi sono mezzi di comunicazione che ci permettono di arrivare direttamente al nostro consumatore. Tuttavia, il nostro consumatore noi l'abbiamo sempre solo visto e approcciato nel momento di una fiera, piuttosto che la festa che organizziamo in birrificio. Abbiamo avuto sempre poche occasioni di entrare in contatto con chi effettivamente consuma il nostro prodotto. Il Covid ha fatto sì che l'8 di marzo, con il lockdown effettivo, tutti i nostri locali chiudessero, quindi in primis i pub, che sono ancora quelli che adesso faticano nella riapertura, e poi a seguire i bar, i ristoranti, tutte le attività non necessarie e non fondamentali, nonostante fossero appunto siano un bel motore trainante, no? Insomma, della nostra economia, soprattutto quella territoriale. Di conseguenza ci siamo trovati in una prima fase che è durata una decina di giorni a valutare effettivamente che cosa fare per campare, perché non erano neanche ancora state menzionate le sovvenzioni, gli aiuti di Stato, piuttosto che quello che poi sarebbe successo in futuro. E navigavamo a vista, quindi non sapevamo bene come approcciare il futuro che ci attendeva, perché si è parlato in primis di un lockdown di un mese, poi su 2, poi sono diventati 4, e comunque noi abbiamo ripreso l'attività 3 settimane fa, quindi non è stato proprio un momento sereno e felice. Tuttavia, il reinventarsi per noi si è trasformato veramente grazie probabilmente a quello che abbiamo seminato nei 3 anni precedenti a questo periodo,
si è trasformato in vedere come la nostra pagina Facebook, al di là di quello che poteva essere un semplice mandare un post e vedere che veniva condiviso piuttosto che metterci mi piace sulla pagina, è diventato un vero e proprio modo per vendere, per trasformare il nostro business da quello che era originariamente, quindi un'azienda dedicata al mondo delle altre aziende, all'ingrosso, al mondo invece della vendita diretta del nostro prodotto al consumatore finale, che noi non conoscevamo, non vedevamo minimamente. Quindi, in primis, siamo partiti molto banalmente, ci scrivevano in autonomia su Messenger, su WhatsApp, ricevevamo molte chiamate, le famose consegne a domicilio sono poi partite. Abbiamo lavorato molto bene, devo dire, per 3 mesi su quello che è stato questo modello di business che siamo riusciti a trasformare. Ad oggi abbiamo poi fatto l'investimento, grazie anche al tutoraggio appunto della Camera di Commercio, sull'e-commerce. L'abbiamo testato, l'abbiamo lanciato, lo stiamo perfezionando, perché comunque sia, non è un nostro settore, non è il nostro ambito, per cui noi avevamo una formazione specifica, ci stiamo formando. La persona che ci sta dando mano al momento è molto preparata, è molto formata, tant'è vero che siamo già riusciti a vendere un discreto quantitativo di prodotto online e stiamo lavorando tra l'altro su tutto quello che è il back office, quindi l'acquisizione di dati tramite Google Analytics, il pixel di Facebook, tutti quegli strumenti che permettono di tracciare chi effettivamente entra in contatto con noi, ci contatta direttamente oppure si converte, si dice, quindi effettivamente l'azione che noi vogliamo che lo faccia, quindi l'acquisto finale. E tutti questi dati effettivamente permetteranno a noi, nel corso della nostra crescita, di acquisire effettivamente la conoscenza di chi acquista il nostro prodotto, di chi è il nostro target. Noi non avevamo mai fatto questo lavoro prima, ci siamo resi conto che noi abbiamo un target di età, per esempio, molto elevato, dai 35 ai 55 anni, laddove invece noi ci aspettavamo, essendo noi comunque sia al di sotto dei 30 anni tutti quanti in azienda, un pubblico molto più giovane, molto più reattivo su Facebook da questo punto di vista. E stiamo proprio lavorando sulle campagne Facebook, sulle campagne Instagram, per cercare di differenziare anche quello che è l'acquisto di una fascia di età che va dai 35 ai 50 ad un acquisto che invece va dai 20 ai 35, quindi cercare di capire come fare ad ampliare il nostro pacchetto clienti, e questo pacchetto clienti dovremo poi trasmetterlo di conseguenza ai nostri stessi clienti, perché il nostro modello di business comunque sia al momento è rimasto comunque quello della vendita in grosso, quindi con la riapertura progressiva dei vari locali stiamo cercando di recuperare un po' il tempo perso. Sicuramente il fatturato non sarà più quello degli anni scorsi, ma i soldi non sono tutti, fortunatamente abbiamo instaurato dei bellissimi rapporti con chi effettivamente ci ha sostenuto e ci sta continuando a dare una mano, e anzi stiamo progressivamente in crescita proprio grazie a questa visibilità che abbiamo ottenuto su internet grazie a questo momento di crisi. Tant'è vero che stiamo lavorando con 3 aziende locali per la realizzazione di un gestionale interno al edificio, che è un passaggio di quelli che non ci saremmo mai aspettati di fare in così brevissimo tempo, ma con i dati che stiamo raccogliendo vogliamo cominciare a capire anche un po' dove finisce il nostro prodotto, qual è il consumo di quel prodotto nello specifico in quello specifico periodo, qual è il picco di lavoro, quando riusciamo ad organizzare effettivamente la produzione per soddisfare tutta la nostra esigenza produttiva. Noi abbiamo un impianto che al momento Luca, scusami, ti interrompo un secondo perché ho una domanda e una curiosità da farti. Quindi voi avete approfittato, diciamo così, del momento di crisi, del momento difficile che ha portato il Covid, per aggiungere di fatto un canale B2C a quello che era il vostro tradizionale mercato, dal quale in teoria non pensavate di discostarvi ancora per un po' di tempo, immagino. Quindi c'è stata l'opportunità per accelerare una scelta e per aggiungere, per trasformare un po' il modello di business. La domanda che ti faccio è, adesso che, diciamo, ipotizziamo che stia passando questo periodo di crisi, manterrete questo canale nuovo che avete attivato grazie al digitale, un po' di trasformazione digitale che avete approntato con il PID e
oppure darete ancora maggior risalto al B2B? Come vi muoverete in futuro? Ma allora, sicuramente lo manterremo perché ci ha dato una grossissima mano e non bisogna mai abbandonare, secondo me, un progetto che ti ha salvato in un momento di crisi nera come questo, perché ne abbiamo valutato la potenzialità e abbiamo visto che internet, effettivamente, se è utilizzato bene e studiato più che altro, ti dà la possibilità di entrare in contatto con chiunque, praticamente, sulla faccia del pianeta. E quindi potenzialmente hai un bacino di utenza che, rispetto ai nostri 100 clienti che abbiamo al momento, è molto importante. Inoltre noi abbiamo un progetto parallelo che portiamo avanti da sempre. Noi siamo il birrificio Gravità Zero, ma in realtà le birre che produciamo sono birra Tribale o Tribale. Questo perché? Perché la nostra idea è sempre stata quella di creare una community attorno al nostro prodotto, ma una community che possa essere poi spesa a livello dei nostri clienti, ovvero, mi spiego meglio, creando il tuo pubblico e facendo in modo che questo interagisca con te e ti segua, non solo dal punto di vista social, ma proprio dal punto di vista della community offline. Quindi creare l'online va benissimo, io ti mando il post, ti comunico che sarò presente a quella fiera oppure che il mio prodotto lo trovi da quel cliente. Ma il passaggio successivo deve essere la tribù, deve essere che quel mi piace, quel like si trasformano in una visita in quel pub dove si sa che il mio prodotto viene venduto. Quindi la nostra idea di community è sempre stata quella di trasformarci poi in una community offline e quindi di avere un pacchetto anche clienti, chiamiamolo così, al dettaglio da poter spendere con i nostri clienti all'ingrosso però. Quindi avere 500, 1000, 2000 persone che effettivamente mi seguono e che effettivamente quando tu scrivi online guardate che questo prodotto lo trovate qua, allora in questo caso quella community si trasferisce lì e va a provare i prodotti, non solo poi del birrificio, ma anche conosce magari una realtà nuova, un ristorante nuovo, un pub nuovo, oppure un evento nuovo. La nostra idea è sempre stata quella comunque sia di digitalizzarsi il più possibile. Questa è stata un'ottima occasione, anche perché il tempo che abbiamo avuto da dedicarci, io lo sto riscontrando adesso che abbiamo ripreso quasi la normalità, anzi siamo un pelino indietro, perché oggettivamente avevamo molto magazzino da parte, negli ultimi 3 settimane si è risvegliato un po' la voglia di festa, giustamente siamo a luglio, quindi se non si fa festa adesso, se non si esce fuori, se non si fanno eventi all'aperto, adesso non si fanno, sicuramente non a novembre, per cui... sicuramente questo è il nostro mondo e ci entusiasma tantissimo, anche perché c'è veramente una potenzialità infinita dietro al mondo dell'online. E Nicoletta, dal punto di vista di Camera di Commercio all'interno del PID, com'è che li avete supportati? Perché il tema qui è proprio classico, cioè hanno sfruttato... Gravità Zero ha sfruttato la possibilità che gli dà la tecnologia per inventarsi un nuovo pezzo del proprio modello di business, che probabilmente sarebbe arrivato fra tanti anni, magari fra 2-3, perché sarebbe stato naturale, però la tecnologia unita al Covid ha dato questa spinta di accelerazione. Voi come li avete supportati? Tenta che hai il microfono silenziato. Esatto. Ecco. Diciamo che sono stati loro, con la loro curiosità, che hanno colto le occasioni che come Camera di Commercio di Torino, PID, abbiamo offerto tutte le imprese del territorio. Mi ricordo Luca aveva anche iniziato il percorso di eccellenza in digitale e crescere in digitale, un'altra iniziativa che noi abbiamo con Google, dove abbiniamo dei giovani digitalizzatori a delle imprese. Penso che Luca fosse uno dei, non so se era lui il giovane digitalizzatore o avesse a quel tempo richiesto uno stagiaire, un giovane digitalizzatore, per iniziare un percorso di avvicinamento al nuovo modo di comunicare con i propri clienti. Ma la chiave di volta è stata proprio il supporto del punto impresa digitale, grazie alle nostre digital promoter che hanno saputo interpretare le esigenze dell'azienda attraverso degli assessment specifici che tutti fanno, che sono selfie, Zoom 4.0, e portare a conoscenza di Luca tutte delle nuove opportunità di tecnologie digitali che li avrebbero potuto
quantomeno offrire delle nuove possibilità di business. La cosa che ci piace molto di Gravità Zero è che quello che noi abbiamo portato a conoscenza dell'azienda è stato messo a frutto. Il fatto di essere poi arrivato attraverso il percorso che noi chiamiamo in tre salti, i tre salti del digitale, che è fare prima un selfie, poi uno zoom che è un approfondimento di conoscenze molto forti sulla propria maturità digitale, per poi arrivare ad avere un piano d'azione che noi facciamo e la proposta di avere un mentor, probabilmente è stato molto utile, lo sto apprendendo con grande piacere, perché nel momento del bisogno, ovviamente un momento come il lockdown è un momento di bisogno, è stato fatto il salto, è stato cambiato il modello di business. Come vedete, non ci vuole una scienza, non ci vuole una tecnologia, non è solo per le aziende più innovative, ma io mi rivolgo a tutti i nostri ospiti, è semplicemente una volontà. Se io voglio cambiare, devo iniziare a cambiare da dentro. E Gravità Zero l'ha proprio fatto, pur con risorse ridotte, nel senso che non hanno fatto grandi investimenti, non hanno aumentato la loro dotazione di staff, ma sicuramente quello che hanno fatto è cogliere l'opportunità di una difficoltà per rivedere il proprio modello di business e fare quel salto di cui parlavo prima verso una crescita. Chiedo Luca, che cosa ti porti dietro da questa prima esperienza con noi? Non voglio essere lusingata perché non è questo il contesto, ma se tu dovessi dire ad altri imprenditori che come te magari stanno cercando affannosamente di trovare delle nuove modalità di far crescere il proprio business, in particolare quelle aziende più tradizionali, non quelle, dico, sulla frontiera tecnologica, quale sarebbe il consiglio che tu potresti dare? Ma allora, sicuramente mai arrendersi di fronte alle apparenti difficoltà, perché quello di cui mi sono reso conto io, grazie anche al vostro supporto, devo ammetterci, cioè io sono veramente contento di collaborare con voi, anche perché comunque ci tenete sempre in altissima considerazione, tant'è vero che prossimamente parteciperemo, ci avete selezionato per il bando sul crowdfunding, e questa è un'altra di quelle strutture che a me piacerebbe molto andare ad approfondire, perché sul crowdfunding io mi baso su un birrificio enorme della Scozia che è diventato ormai praticamente una multinazionale grazie al crowdfunding, cioè sono partiti da essere in due, nell'arco di 8 anni erano in 90 dipendenti perché avevano una campagna di comunicazione, hanno ancora adesso in realtà dei prodotti eccellenti e quant'altro, e sono riusciti con questo crowdfunding a creare effettivamente delle sedi addirittura in America, in Australia. Cioè, questo non è il nostro obiettivo, onestamente. Ci piace la realtà che abbiamo creato adesso, più familiare, più piccolina. Però l'approccio che abbiamo con voi è veramente sempre molto amichevole, sempre molta disponibilità. L'approccio con crescita digitale, effettivamente, ero io che stavo cercando qualcuno che mi desse una mano, un supporto. Poi eravamo forse più aziende rispetto al mio. Non mi ricordo come questo è andato, comunque siano davvero avanzati selezionati dal candidato, ma siamo ancora dentro il progetto, quindi prossimamente ci piacerebbe riprenderlo in mano. Il suggerimento che posso dare è assolutamente quello di informarsi bene, perché in realtà di opportunità ce ne sono tantissime, i bandi finanziati ce ne sono tantissimi. Chiaro, bisogna essere scaltri, veloci, e bisogna soprattutto leggere tutto quello che c'è scritto, perché le informazioni vengono sempre date molto chiaramente. E in questo periodo di lockdown mi sono proprio reso conto che qualsiasi cosa in realtà è a portata di mano di chiunque. Sono riuscito persino ad andarmi a leggere tutti questi decreti legge che avevano 450 norme e quant'altro, ma se uno veramente la voglia di farcela e di andare avanti, in primis chiedete aiuto, perché non fa assolutamente male, anzi, cioè rivolgersi ad un ente come la Camera di Commercio, che tra l'altro offre i suoi servizi gratuitamente, quindi non c'è neanche da dire devo sborsare la quota di partecipazione come in altri enti o quant'altro, perché in realtà sono servizi gratuiti, sono servizi estremamente funzionali, benché appunto adesso ci si possa solamente parlare online, ma noi anche dal punto di vista della comunicazione
con la Camera di Commercio di Torino abbiamo sempre trovato molta disponibilità, molta innovazione tecnologica, devo dire che siete stati i primi a collegarvi con noi su una piattaforma per parlare, per comunicare, per dire guarda che c'è questo bando, guarda che serve, mi serve ancora questo documento, e tendenzialmente c'è molta disponibilità, soprattutto quando si vede dall'altra parte, come nel nostro caso, nello specifico, la volontà appunto di farcela, di andare oltre, perché al di là dello sconforto di un periodo che può essere lockdown, che vabbè, era la fine del mondo tecnicamente, ma siamo ancora tutti quanti qui, quindi una difficoltà che può essere un controllo inaspettato, una multa, piuttosto che la partecipazione ad un bando che non è andata bene, c'è sempre una causa di disattenzione, di mancanza di tempo, laddove invece prendendosi il giusto tempo, dedicandosi mente e cuore a quello che si vuole effettivamente ottenere, si riesce ad ottenere tutto. Noi abbiamo fatto molta difficoltà comunque a mettere su e-commerce non avendolo in programma e non sapendo il linguaggio che dovevamo utilizzare con il programmatore a tutti gli effetti, ma con la serie di commercio Luca, il linguaggio. Luca, scusami, ti devo interrompere perché il tempo è tiranno. Certo. ti ringrazio molto per complimenti, grazie. E verremo sicuramente a comprare digitalmente la birra. Fate l'e-commerce e poi mi fate sapere con un'email. Mandaci un codice sconto. Sì, no? Certo. Va bene, allora, grazie mille. Adesso credo che ci sia un altro video per introdurre il secondo nostro ospite, che è Fabio Scalise, che sarà accompagnato nella sua presentazione anche da Alex Curti, che è uno degli innovation manager di Comonext, e quindi chiedo alla regia di mandare il video di Sispre e poi di introdurre in diretta anche Fabio e Alex. Oggi parliamo di un argomento molto importante, il cibo. Il cibo per noi italiani vuol dire molto più che mangiare, vuol dire nutrirsi. Nutrirsi vuol dire mangiare, ma anche mangiare consapevolmente. Mangiare consapevolmente vuol dire avere a disposizione dei dati relativi al cibo che ci permettano di eseguire questa scelta consapevole. Quindi, cosa ci serve per poter fare questa scelta consapevole? Un adeguato sistema di tracciabilità. Adesso cerchiamo di capire che cosa vuol dire tracciabilità. Quindi, al di là della parola, capire che cosa effettivamente serve per definire e per realizzare un sistema di tracciabilità. Innanzitutto, nel campo dell'agroalimentare è fondamentale che il sistema di tracciabilità copra tutte le fasi della filiera, dal campo alla tavola. Non è possibile realizzare un sistema di tracciabilità efficiente che copra solo una parte della produzione. Secondariamente, ci sono quattro elementi fondamentali che bisogna assicurare al fine di fare un sistema di tracciabilità efficiente. Questo sistema di tracciabilità deve essere automatico, ovvero sia i dati devono essere registrati senza l'intervento umano, deve essere gestito da un ente terzo senza conflitti di interesse né con il produttore né con il consumatore né con qualsiasi attore della filiera, deve essere aggiornato in tempo reale, perché se noi prendiamo le nostre decisioni dobbiamo farlo su dati aggiornati e consapevoli, e poi altro punto veramente importante, deve essere accessibile a tutti, in qualunque momento e da qualunque luogo. Ecco, questa... Fabio, ci sei? Sono, buongiorno a tutti. Ciao Fabio, benvenuti Fabio e Alex. Allora, in realtà hai mandato un filmato che ha detto tutto quello che dovevi dire. Passiamo al successivo argomento. No, raccontaci bene, cioè, magari spiegaci da dove sei partito. Cioè, tu hai un'azienda in Puglia che produce olio d'oliva. Sì, hai diciamo che è in Calabria, in effetti. Scusami, in Puglia, ho detto Puglia due volte, ma in realtà è Calabria, sì.
Sì, diciamo che tutto è partito da un uliveto di famiglia che è in Calabria, che io ho cominciato a curare nel 2015, e cominciandolo a curare mi sono reso conto che nella filiera dell'olio d'oliva, ma più in generale nella filiera dell'agri-food, c'è ancora molta strada da fare per fornire delle informazioni tali per cui il consumatore possa fare una scelta consapevole. Le determinazioni di legge sono molto generiche e questo ovviamente non aiuta la cosa. Io provengo da ST Microelectronics, che è una grossa multinazionale dove ho lavorato quasi 30 anni, e avevo in mente di fare una mia iniziativa, e mettendomi insieme con un amico, quindi siamo, diciamo, due start-up un po' datati, ecco, oltre la cinquantina. Però diciamo che entrambi abbiamo guadagnato almeno 10 anni di vita ripartendo da qua, e soprattutto abbiamo scoperto tutta una serie di campi applicativi per tecnologie di cui avevamo parlato o che conoscevamo, che neanche immaginavamo. Il campo agri-food, secondo me, è ancora una prateria vergine su cui veramente c'è molto da fare. Diciamo che siamo partiti dal base, cioè io e il mio direttore tecnico siamo andati in campo negli uliveti a raccogliere le olive insieme agli agricoltori per capire esattamente come lavoravano. Perché alla fine ci siamo resi conto che ogni realtà aziendale ha la sua peculiarità. Poi abbiamo cominciato a fare una sintesi, abbiamo fatto un primo sistema veramente molto rozzo, e poi abbiamo incontrato Comonext, che ci ha aperto veramente un mondo, oltre che a ospitarci, perché diciamo noi siamo come focus, siamo sulla sensoristica e la raccolta dei dati in campo. Uno degli elementi in cui nel video emergeva era che la raccolta deve essere automatica, quindi non manipolabile, e deve essere fatta con apparecchiature certificate, sensoristica certificata. Altrimenti l'errore è dietro l'angolo, se non addirittura la truffa, o semplicemente i dati sono incompleti. Tramite Comunext siamo riusciti a entrare a conoscere ambiti fondamentali per questo argomento, che sono il cloud, la blockchain e l'intelligenza artificiale. Quindi chapeau a Comunext, che ha saputo aiutarci ad aggregare aziende con competenze complementari e fondamentali per noi. Abbiamo cominciato, come poi Alex dirà, un percorso di proof of concept che si è praticamente concluso con successo, e adesso ci stiamo focalizzando sulla parte di promozione del concetto, perché ovviamente una tecnologia, un concetto va promosso adeguatamente verso gli attori della filiera e verso il consumatore, perché ad oggi tanti parlano di tracciabilità, ma spesso e volentieri si tratta di concetti molto, molto fumosi. Non perché la gente lavori male, ma semplicemente perché, come dire, ci sono tanti, tanti elementi da tenere in considerazione. Le ultime due cose che vorrei dire, siamo partiti dalla filiera dell'olio d'oliva, però ci hanno già chiesto di lavorare su altre filiere, dal vino agli agrumi, o anche a filiere... Magari, scusami, anche sulla birra. Eh sì, certamente. Quindi... Sì. Due anni fa un nostro collaboratore, con cui abbiamo collaborato per un po', poi ci ha lasciato perché è andato a produrre luppolo, quindi diciamo, con lui ci sentiamo ogni tanto, anche lui mi dice: quando è che mi fate il tracciamento del luppolo? Quindi sicuramente è un concetto trasversale su più o meno qualsiasi filiera dell'agroalimentare. L'altro concetto che volevo evidenziare è che in Italia l'agricoltura è, e in generale l'agri-food, è una delle colonne miliari della nostra economia. E spesso e volentieri la qualità che è presente sia nelle grandi che nelle piccole aziende fa fatica a emergere, perché le aziende sono piccole, piuttosto che magari si fa fatica a trovare dei canali giusti. Un sistema di questo genere, che utilizza tutte queste tecnologie, diciamo 4.0, può raggiungere direttamente il consumatore e metterlo in contatto con l'attore della filiera, in modo tale che il consumatore, tramite un'app e un QR code, è in grado di leggere i dati prima di acquistare il prodotto, e quindi, come dire, acquisire e fare una scelta consapevole. Noi siamo ancora in una fase di sviluppo, adesso dovremo fare l'ingegnerizzazione. Diciamo che nel nostro business plan l'idea è di far partire un servizio per gli agricoltori e, diciamo, per gli attori della filiera a, diciamo, agosto-settembre 2021.
quindi è un anno ancora di sviluppo e di indennizzazione, ma diciamo che le prospettive sono ottime. Ecco, Fabio, scusa, una domanda veloce prima di lasciare la parola anche ad Alex o anche a Nicoletta, se vuole approfondire anche lei qualche cosa su questo tema. Dal tuo punto di vista, quindi, immaginati la tua azienda prima della digitalizzazione dell'avvicinamento alla trasformazione digitale, e immaginatela dopo. Com'è che la vedi trasformata? Cioè, che cos'è che ti ha dato in più il capire quali erano le tecnologie e adattarle a una nuova visione? Beh, sicuramente ci ha permesso di concretizzare un business, un'idea che avevamo e che però, diciamo, aveva bisogno di un supporto tecnologico e di un ecosistema che ci permettesse, diciamo, di realizzarla e renderla economicamente sostenibile. Che ovviamente la prima domanda quando si va a proporre un'idea di questo genere è: ma quanto costa? Ma quanto mi costa gestirla? Come è giusto? Diciamo che le tecnologie digitali oggi hanno non solo il vantaggio tecnicamente di rendere possibili e fruibili da tutti cose o attività che prima non erano neanche pensabili, ma in più, grazie all'economia di scala e alla miniaturizzazione, queste tecnologie sono, diciamo, economicamente sostenibili e attuabili con investimenti minimi o addirittura, come facciamo noi, tramite un comodato d'uso e un canone di servizio, fa sì che l'attore della filiera sa cosa paga all'inizio dell'anno e, diciamo, tutta la gestione, la cosa, è scaricata su di noi. Ma è possibile dire che prima... Cioè, tu sei passato da essere un produttore d'olio a un erogatore di servizi legati alla filiera. Quindi, precisamente. Il cambio del tuo modello è proprio è stato questo. Cioè, prima eri uno dei tanti produttori d'olio d'oliva, per quanto buono e particolare, però eri uno dei, e oggi sei diventato o stai diventando un punto di riferimento anche per quelli che sono tuoi colleghi, diciamo, produttori, perché... ti sei preso la briga di studiare, di pensare, di mettere in piedi un modello di servizi legato alla tracciabilità, è così? Assolutamente vero. Ti posso chiedere una cosa? L'impatto di questa trasformazione, cioè il fatto di passare dal semplice prodotto al vendere anche il servizio, ha cambiato anche il modo con cui la tua azienda si è organizzata? Cioè, cosa hai fatto con i tuoi dipendenti, se ci sono dipendenti? Ecco. Allora, diciamo che la parte agronomica è rimasta sostanzialmente invariata. Adesso stiamo sviluppando la parte tecnica, quindi stiamo acquisendo personale tecnico e ci stiamo strutturando, in modo tale non solo da realizzare quello che serve all'interno della mia azienda agricola, ma anche di servirlo all'esterno. Quindi diciamo che la parte di terra, di campo, come lavoravano, non è cambiato. Si utilizza molto meglio i dati, piuttosto che si tiene sotto controllo meglio tutte le fasi e si riesce anche a presentare al consumatore, diciamo, meglio le informazioni sulla qualità e sulla trasparenza, cosa che invece da etichetta tradizionale diventa molto difficile. Quindi, a discapito di quanto non si possa credere o sia credenza comune, il fatto di introdurre la digitalizzazione e la trasformazione digitale non ha portato via posti di lavoro, ma anzi ne ha creati degli altri. Assolutamente. Questo già è un bel messaggio, insomma. Sembra. Consideriamo anche che... io questo lo posso dire, ma in Calabria il 93% dell'olio d'oliva prodotto, e la Calabria non produce quanto la Puglia, ma poco ci manca, è venduto sfuso. Sfuso a 2,50 euro, 3 euro al litro. Cosa significa? Significa che il produttore, che sia di qualità o non di qualità, diciamo che non ha un incasso legato a come fa bene l'eco, quindi non è incentivato. Con la digitalizzazione, facendo emergere e trasferendo il valore, questo fa sì che l'olio me lo posso vendere tramite l'e-commerce piuttosto che
tramite una serie di cose, ma faccio capire al consumatore che anche io, piccolo, che non ho un brand famoso, sono perfettamente in grado di raggiungere una, diciamo, un livello di qualità e quindi ottenere anche un prezzo di vendita maggiore. E questa quindi, è un'osservazione importantissima, e non vale solo per l'agroalimentare o per l'olio, ma vale un po' per tutto. Cioè riuscire a far entrare molto più nel dettaglio il tuo consumatore, il tuo utente, il tuo cliente, in come fai le cose, premia evidentemente la qualità e ti spinge a farle sempre meglio. E quindi ti consente di chiedere anche di più perché fai capire esattamente perché quella cosa costa quella cifra. Mi permetto di dire che in Italia, se noi facciamo lo stesso modello di business dei prezzi bassi in agricoltura, perdiamo nel caso dell'olio con la Spagna, perdiamo nel caso del grano con il Canada, perdiamo perché abbiamo piccole estensioni e spesso e volentieri impianti tradizionali. Se invece puntiamo sulla tipicità e la biodiversità, io vi do solo un dato. La Spagna, che è il più grosso produttore mondiale di olio, ha credo una 30-35 cultivar diversi. Il cultivar è come il vitigno nell'ulivo. Noi, in Italia, come censiti dal decreto ministeriale, siamo quasi a 400. Significa che ogni valle, praticamente, secondo gli eventi storici, ha sviluppato un cultivar che ha caratteristiche organolettiche diverse. Non tutte sono economicamente sostenibili, ma noi veramente possiamo realizzare la carta degli oli, abbinarci alla ristorazione. Infatti, apro una parentesi, è stato citato Slow Food. 2 anni e mezzo fa eravamo stati invitati all'Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo, dove abbiamo parlato nell'ambito di un seminario all'interno del corso di laurea. E devo dire che gli studenti erano entusiasti di questa cosa. Per cui, come dire, secondo me c'è un'attenzione che è ancora inespressa. Vi inviteremo certo. Di nuovo a Terra Madre Digitale a parlare, certo. Benissimo. Bene, visto che è intervenuto ed è qua con noi anche Alex Curti, che è uno dei nostri innovation manager, che in particolare l'innovation manager che ha seguito lo sviluppo e che sta seguendo lo sviluppo del progetto con Sispre, chiederei a Alex in pochi minuti se puoi darci una panoramica delle tecnologie che sono state utilizzate e quindi come abbiamo supportato, come è stata supportata l'azienda per in questo suo passaggio alla trasformazione digitale. Ok, grazie Stefano. Sì, in una quarantina di minuti riassumo le tecnologie. Anche 2 ore, guarda. No, allora, intanto è stata, almeno è, un'esperienza affascinante perché comunque in un tavolo aperto, condiviso, abbiamo fatto sedere diverse nostre insediate tecnologhe, quindi legate alle tecnologie, per capire bene il processo di raccolta e di gestione, insomma, delle olive. Ecco. Quindi ci siamo messi in parecchie riunioni, seduti insomma, virtualmente sulle ginocchia di Fabio e dei suoi, per capire bene il processo, perché poi quello che siamo andati a fare è stato digitalizzare i processi e quindi dividerli in tanti microprocessi. Digitalizzare cosa vuol dire? Vuol dire aver introdotto della sensoristica, comunque d'ambiente, aver trovato il modo di raccogliere, andare a costruire un data lake, organizzare un data lake per appunto strutturare tutti i dati e su questi dati iniettare delle logiche di data analysis e di machine learning, in modo tale che non solo siamo andati a certificare con blockchain, diciamo, ma l'ambiente, cioè quello che arriva dall'ambiente, dai sensori che sono nell'ambiente, certificavano la veridicità del processo, cioè il fatto che ci fosse in quel momento una cassetta, una rete, l'albero, lo scuoti albero, che lo scuoti albero faceva un determinato processo, ecco, la combinazione di tutti questi microprocessi faceva sì che effettivamente si era certi che l'oliva arrivava da quell'albero con precisione. Quindi tutti i dati interpretati poi sono stati effettivamente
buttati sulla rete blockchain per andare a costruire poi gli smart contract. Quindi dalla sensoristica alla raccolta dati, alla data analysis, al machine learning, al blockchain e alla smart contract è stata, diciamo, una passeggiata tra tecnologie, e ci siamo divertiti a integrarle in una maniera virtuosa, insomma, con Fabio, ecco. Quindi sono stati dei momenti di come dire, messa a terra delle loro competenze nella raccolta delle olive e la competenza dello staff sulla parte tecnica, ecco. Bene, grazie Alex. Allora, se non ci sono altre domande da parte anche di Nicoletta, o se non volete aggiungere qualche cos'altro, vi ringrazio molto della testimonianza. Grazie di essere stati con noi. Poi mi raccomando, bisognerà mettersi insieme anche al birrificio per aiutarlo a tracciare, per diventare il primo birrificio blockchain del paese. Sì, abbiamo strutturato il progetto in modo tale che togliamo oliva, mettiamo limone, mettiamo mela, mettiamo il progetto è assolutamente replicabile in qualsiasi filiera. Bene. Allora, quando andremo con i bastoni a tirare sul luppolo, forse potremo farlo senza cambiare nulla. No, va bene, grazie mille. Io adesso introduco la terza testimonianza, quindi Elena Pedrana, che credo sia introdotta anche lei da un video prima di raggiungerci qui in studio virtuale. Bene, con questa bresaola superlativa, come abbiamo visto nell'ultima immagine, ciao Elena, grazie di essere qua con noi, togli il muto perché sennò non ti sentiamo. Eccomi allora, qua, buongiorno a tutti. Ciao. Allora, io quando sono andato a... faccio un passo indietro. Elena è venuta qui a Comunext un po' di tempo fa e ci aveva fatto vedere un progetto perché voleva realizzare uno stabilimento per la produzione di bresaola che era praticamente una grande camera bianca, un luogo dove non potesse entrare nessuno fino a che il processo di stagionatura e maturazione delle bresaole non fosse compiuto. E noi abbiamo pensato che fosse un'idea bellissima, ma anche un po' matta. E devo dire che quando poi è riuscito a realizzarla, ci ha invitato e siamo andati a incontrarla nel suo stabilimento in Valtellina, ci è piaciuto da matti perché abbiamo capito che essere un po' matti funziona ed è l'ingrediente fondamentale, se no la bresaola non sarebbe venuta come quella che produce lei. Allora, anche qua c'è un incrocio magico tra tecnologie e quello che possono fare le tecnologie, in questo caso legate all'automazione, l'automazione di fabbrica, anche se è una fabbrica un po' strana, un po' particolare, e quello che è l'idea
che aveva Elena quando da Valtellinese ha detto: io vorrei fare qualcosa di pratico, di tradizionale, ma che incrociasse invece l'innovazione. Allora, Elena, raccontaci un po'. Poi avremo anche un intervento di Ivan, che è un altro dei nostri innovation manager, che si occupa della parte fabbrica, automazione, robotica, e quindi è adeguato a raccontarci magari un po' di più di quello che avete fatto. Vai, Elena. Esatto, allora la nostra idea nasce proprio dalla volontà di realizzare un prodotto di eccellenza sul territorio da un punto di vista qualitativo. E per poterlo fare però avevamo bisogno di avere un processo controllato al 100%, perché realizziamo un prodotto in assenza totale di nitrito e nitrato, quindi naturale al 100% con l'utilizzo solo di materia prima fresca. L'utilizzo dell'innovazione, l'utilizzo dell'automazione, perché? Perché volevamo destinare, integrare l'uomo e la macchina, ma lasciare l'uomo solo in quelle parti dove potesse occuparsi della qualità del prodotto, e quindi un controllo puntuale del prodotto. Avete visto dal video, c'è una parte dove il prodotto viene massaggiato, dove viene salato singolarmente. Questo perché? Perché volevamo avere una qualità costante del prodotto lungo tutto il suo percorso, e poterlo controllare, quindi dal momento in cui viene scaricato da un camion fino alla fine del suo percorso. Questo era possibile farlo con l'automazione, integrata al 100% come nel nostro caso, quindi dal momento in cui noi riceviamo la materia prima fino alla fine abbiamo direttamente una movimentazione completamente automatizzata che gestiamo da un software, e da questo software pianifichiamo ovviamente le nostre attività di produzione e riusciamo a tracciare il prodotto dall'inizio alla fine. Una tracciabilità integrata all'interno del nostro stabilimento che ci permette per esempio di verificare il calo peso del nostro prodotto tutti i giorni. Perché questo? Perché è importante, è una variabile importante per noi, proprio perché facciamo un prodotto di estrema qualità e che quindi deve avere delle caratteristiche particolari che solo attraverso le automazioni si possono appunto verificare. Inoltre, l'altro aspetto per noi importante era la sicurezza alimentare, ed è tuttora la sicurezza alimentare, il fatto di limitare al minimo la contaminazione che può avvenire dall'uomo, anche involontariamente, anche inconsciamente, anche senza nessun tipo di diciamo di dolo, ma che potesse appunto evitare che una persona, anche seppur in maniera banale toccando un prodotto piuttosto che un altro, potesse contaminarlo, e quindi non garantire più la sicurezza alimentare su tutta la filiera e su tutto il consumatore poi finale che va a consumare il nostro tipo di prodotto. Questo è possibile con l'automazione perché ci sono delle parti dello stabilimento dove appunto il personale non ha nessun tipo di attività, quindi non svolge nessun tipo di attività, cioè la robotica è al servizio proprio delle singole persone, e al servizio delle persone dove nelle cose che sono più semplici, quindi nello spostamento, nella rilevazione dei pesi, nei carichi, questo anche perché il nostro è uno stabilimento che è nato in imprenditoria femminile, ma soprattutto con l'ingresso all'interno delle aree di produzione di solamente donne. Questo ce l'ha permesso perché l'automazione ovviamente ha tolto tutti quei carichi invece che sono tipici di un segmento più maschile. Ovviamente quando siamo andati da Stefano la prima volta la sua faccia è stata abbastanza semplice, nel senso che dice: ma cioè, bella l'idea, ma voglio vederla poi realizzata, no? E quindi poi in realtà, avendola realizzata, oggi possiamo dire di essere molto contenti, ma anche perché il nostro è uno stabilimento particolare, perché uno stabilimento non è grande ma è alto, perché lavoriamo a 10 metri anziché lavorare ai classici 3 metri degli stabilimenti normali. Questo ovviamente senza l'automazione non sarebbe stato possibile, perché un robot che ti porta il prodotto a 8 metri, 9 metri, ovviamente lo può fare, una persona non può andare a 8-9 metri, cioè avremmo dovuto prendere lo stabilimento e dividerlo su due piani. Invece noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo usato l'automazione in altezza, quindi oltre per tutte le caratteristiche che appunto dicevo prima in termini qualitativi, proprio da un punto di vista di ottimizzazione degli spazi, proprio perché lo spazio che avevamo a disposizione non era molto grande, e quindi abbiamo ovviamente compattato tutto sviluppando, cioè cercando di sfruttare quelle che sono le caratteristiche proprio della robotica che oggi si può utilizzare in tutti i segmenti, insomma. Certo, scusami, una comunicazione di servizio che volevo dare a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che sono online. C'è la possibilità di inviare delle domande dalla parte chat, e quindi se avete delle domande, delle curiosità, delle osservazioni da fare relativamente a quello che sono stati i nostri ospiti o al tema della giornata, sono gradite, benvenute, e poi in chiusura cercheremo anche di rispondervi. Elena,
C'è una cosa interessante, secondo me, che da un punto di vista del tuo modello di business, il fatto di aver pensato ad una fabbrica così moderna, così particolare, così inconsueta, ti ha portato, credo, la possibilità, ancora una volta, come si diceva prima anche con Fabio, la possibilità di vendere il tuo prodotto in maniera un po' particolare, cioè di vendere meglio, di vendere bene un prodotto, distinguendosi dai competitor e dagli altri produttori di bresaola che fanno la bresaola in maniera forse più tradizionale, diciamo. È corretto questo? Cioè il fatto di aver approcciato con la tecnologia la produzione ti ha dato la possibilità di fare del tuo prodotto, di dare un'immagine diversa al tuo prodotto e di venderlo meglio, è così? Esattamente, questo ha aiutato molto perché oltre a tutta la parte che avete visto appunto nel video dove l'automazione ha ovviamente dato il suo imprinting importante, è legato anche al fatto che noi abbiamo brevettato un metodo di produzione che possiamo realizzare proprio all'interno di questo stabilimento, no? E brevettando un metodo di produzione riusciamo a garantire al consumatore una qualità di prodotto che è legata non solo al prodotto in sé, quindi al gusto, al mero gusto del prodotto, ma anche legato al fatto che noi lavoriamo diverse tipologie di bovino, arriviamo a lavorare, considerate anche la razza di Kobe, che è la miglior carne, viene definita la miglior carne al mondo. Riusciamo a farlo perché? Perché abbiamo una tracciabilità completa della filiera e riusciamo ad aggredire quei mercati che ovviamente non sarebbero aggredibili o non sono aggredibili dagli altri nostri competitor, perché per aggredire l'estero comunque è necessario tutto un pacchetto di certificazioni e di autorizzazioni che ovviamente ai quali certi stabilimenti non possono accedere, perché ovviamente l'estero autorizza l'esportazione solo ed esclusivamente se lo stabilimento ha delle condizioni di un certo tipo, che a prescindere dal gusto o meno del prodotto, ma è proprio legato alla sicurezza alimentare del prodotto che poi si esporta negli altri paesi. Voi considerate che noi nell'arco di un anno e mezzo abbiamo ottenuto le due certificazioni più importanti nel mondo alimentare, che sono BRC e IFS, e che abbiamo già ottenuto le certificazioni di esportazione per il Canada, Hong Kong, il Giappone, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, tutta l'Europa, e considerate siamo stati il primissimo stabilimento a poter esportare in Giappone. Il Giappone ha aperto le frontiere al bovino a dicembre del 2018 e noi a settembre del 2019 siamo stati il primo stabilimento iscritto. Questo perché? Perché l'automazione ci permette di garantire anche a quei mercati che ovviamente hanno più timore nei confronti di aziende o di paesi che conoscono meno, di poter esportare. E questo sicuramente è un'opportunità che può aprire alle aziende italiane, che comunque non saranno mai competitive, come appunto diceva il collega prima, sui quantitativi, sulle possibilità di dimensioni, no? Perché comunque l'Italia è, da quel punto di vista, è più limitato. Ovviamente noi abbiamo proprio spinto alla qualità, perché secondo noi è quello il punto forte, cioè l'Italia può emergere su quell'aspetto lì, anche perché in fondo siamo tutti un po' creativi in Italia, no? Quindi ce le inventiamo anche un po' le cose, no? A differenza di molti altri paesi. Quindi questo è uno dei motivi per cui secondo me l'automazione può davvero dare un vantaggio alle aziende italiane. Certo, bisogna cambiare un po' la testa, no? Cambiare un po' la modalità, perché l'automazione da una parte è sicuramente un vantaggio, dall'altra è più rigida. Quindi diciamo che certe cose non si possono più fare come si facevano prima, ma bisogna ovviamente avere un approccio sicuramente più diciamo aperto da questo punto di vista, sia all'informatica, ma non solo all'informatica, proprio anche al fatto che magari per fare un certo tipo di attività sicuramente bisogna fare dei passaggi in più, no? Quindi come noi avete visto le navette che si muovono, le navette non si muovono se uno va lì e dice no scusa mettimi prima l'A o il B, ma io devo dargli un tracciato preciso e devo dargli un percorso preciso, poi loro fanno tutto, però ovviamente esistono delle regole diverse, è un gioco, fondamentalmente un gioco diverso, però devo dire da molta soddisfazione, all'inizio no, con la grande fatica fatta nei primi mesi per avviarlo, ma oggi che tutto va come deve andare, devo dire che aiuta moltissimo. E aiuta anche a ottimizzare i costi, questo devo sicuramente sottolinearlo, perché uno stabilimento automatizzato toglie ovviamente della forza lavoro sulle attività meno importanti, ma inserisce forza lavoro sulle attività più importanti, quindi inserisce figure come manutentori interni alle aziende, controlli qualità interni alle aziende, persone che si occupano del software interni alle aziende, quindi questo ovviamente sposta la ricerca del personale, che non è più fondamentalmente focalizzato su quello che deve spostare un pallet, ma è focalizzato su quello che deve saper parlare con un robot.
e quindi comunicare al robot ovviamente che cosa deve fare, e non glielo può dire dicendo ah, prendiamo il Trustpilot, ma semplicemente deve dare un percorso, che apparentemente sembra semplice, però in realtà poi la messa a punto diventa un po' più complicata, ecco. Però devo dire che siamo super favorevoli all'automazione in tutti i segmenti. Bene, Nicoletta, volevi chiedere qualcosa a Elena? Elena, sì, avevo una curiosità per Elena. Sì. Appunto, mi ha colpito molto il vostro straordinario lavoro di upskilling dei dipendenti, che è un driver che noi ci stiamo cercando di passare come motore di sviluppo a tutte le aziende. Ecco, questo ha implicato uno sforzo particolare per la vostra azienda, cioè portare il lavoratore da spostare il pallet a diventare colui che dirige il robot. Ha implicato degli investimenti, stavi dicendo che avete cercato delle figure diverse, avete rivisto le skill di certi dipendenti e le avete formati, e se sì come? Allora, abbiamo fatto due attività diverse. Allora, per quanto riguarda la parte più tecnica, quindi la parte di controllo qualità, manutenzione, parte software, abbiamo preso delle figure che avevano delle competenze e quelle che mancavano gliele abbiamo insegnate noi, quindi abbiamo fatto proprio delle attività di formazione all'interno dell'azienda, anche solo paradossalmente per la gestione dei tre robot che abbiamo. Questo perché? Perché ovviamente dovevamo insegnare al manutentore, che magari si è sempre occupato di attività diverse, quali la manutenzione della macchina piuttosto che degli impianti, eccetera, ad utilizzare un robot, quindi a dire al nostro robot di spostarsi da una parte all'altra. Questa parte ovviamente sul territorio non l'abbiamo trovata, perché non abbiamo trovato qualcuno che avesse la competenza al 100%, ma l'abbiamo formata. Quindi su tutta la parte manutenzione, quindi diciamo meramente pratica, era già pronta. Sulla parte invece della robotica, quindi anche della produzione, della pianificazione di produzione, eccetera, l'abbiamo formata noi all'interno dello stabilimento, con ovviamente attività esterne che venivano da le aziende specifiche che con noi hanno lavorato, piuttosto che da parte mia, ovviamente su tutta la parte software, che poi sono quella che ha lavorato su proprio la creazione, no, di un software come questo. Invece per quanto riguarda le persone in produzione, abbiamo fatto una scelta un po' eroica, come dico io, perché non abbiamo preso figure professionali preparate, ma abbiamo deciso di insegnare noi a queste figure. Quindi abbiamo insegnato a loro, dal momento in cui accedono allo stabilimento, quindi come devono fare a sanificare mani, piedi quando entrano, cambiarsi, avere un abbigliamento di un certo tipo, fare una sanificazione delle mani e lavorare il prodotto, e quindi capire quando il prodotto da un punto di vista qualitativo è pronto o non è pronto, e capire anche quando un prodotto ha delle caratteristiche piuttosto che delle altre. Abbiamo fatto un'attività di formazione interna. Quindi abbiamo scelto di prendere dall'esterno, perché di prenderle non preparate, perché? Perché avevamo un po' il timore del retaggio storico, quindi di qualcuno che venisse magari dal medesimo segmento e portasse, diciamo, delle cattive abitudini per noi, non per gli altri, ma per noi, no? E quindi abbiamo pensato di partire da zero. Abbiamo costruito un team da zero che stiamo continuamente formando, perché man mano continuiamo a formare nelle diverse aree, e gli insegniamo a fare il prodotto come piace a noi. E quindi questo ovviamente all'inizio ha portato all'azienda un investimento da un punto di vista soprattutto di tempo molto forte, che abbiamo fatto tramite appunto un consulente esterno che si occupava proprio di prodotto, però da un punto di, cioè, oggi devo dire che paga molto, perché loro sanno fare la brisaola come la facciamo noi, non sanno fare la brisaola come la fanno gli altri. A noi poi interessa poco di come la fanno gli altri, però ci interessa che chi la fa da noi la faccia seguendo delle regole. E quindi questo, diciamo che ovviamente all'inizio è stato abbastanza faticoso, però oggi ovviamente paga, perché te ci permette comunque di sappiamo che lavorano come vogliamo noi, no? E quindi ci permettono di raggiungere il risultato che ci siamo posti all'inizio, cioè una qualità per essere credibile deve essere costante, e per essere costante deve fare in modo che tutti i pezzettini entrino nel puzzle giusto, no? E questo è possibile solo ed esclusivamente se c'è un controllo, diciamo, puntuale di ogni singola fase, che è un po' l'obiettivo che ci eravamo posti noi, no? Certo, ma io non posso altro che sottolineare nuovamente come l'innovazione, in questo caso l'automazione, sia, e lo dico a tutti gli imprenditori che ci stanno ascoltando, sia realmente
un investimento e non un costo, perché purtroppo l'abitudine che le nostre aziende hanno, adesso sempre di meno, però insomma diciamo che è un'abitudine abbastanza diffusa, è quella di considerare la trasformazione digitale come un costo, non come un investimento. È realmente un investimento, perché ci consente di vendere di più, meglio e di aumentare la qualità dei nostri prodotti. Quindi io invito davvero chi ci sta ascoltando e che ha qualche idea di avviare la trasformazione digitale, di considerarla proprio in questa dimensione. A tal proposito, Stefano, ti interrompo, sì, per darti un numero proprio su questo aspetto. Il nostro è uno stabilimento che sulle fasi di lavorazione che abbiamo implica, cioè se uno stabilimento replicato come il nostro in maniera tradizionale avrebbe all'interno dello stabilimento un 18-20 persone, anche 22. Ne abbiamo uno vicino a noi che lo fa la stessa quantità nostra, ma la fa ovviamente in metodo che è quello che si utilizzava prima, no? Loro hanno appunto queste risorse che vanno dalle 18 alle 20, dipende un po' dai carichi settimanali. Noi considerate che per le medesime attività abbiamo 4 persone più 2 tecnici. Quindi da un punto di vista proprio di riduzione, l'impatto della riduzione, ma non solo dei costi, è anche legato proprio alla gestione delle persone all'interno dello stabilimento, no? Perché poi oggi la vera difficoltà è trovare le risorse, formarle, fare in modo che siano fidelizzate all'azienda, che facciano il lavoro come lo devono fare. Che poi credo sia una delle grandi difficoltà della stragrande maggioranza degli imprenditori, almeno in Valtellina, poi non lo so, via da qui, ma comunque... Diciamo che... In ogni organizzazione, anche come il nostro. Nelle mani. Poi cioè, è ovvio, 4 persone hanno un impatto molto più importante, perché pesano ognuno il 25% dell'importanza della... Quindi ovviamente bisogna fare un lavoro lì molto forte. Però ovviamente da un punto di vista di impatto di risorse, cioè un traspalet elevatore è un costo iniziale, ma che si ammortizza in 4 anni di... 4 dipendenti, 3 anni di un 4 dipendenti. Quindi questo secondo me è un aspetto che l'imprenditore oggi... diciamo dovrebbe un po' guardare, no? O comunque lo invitiamo a guardare, ecco. Ascoltami, adesso c'è Ivan che ci sta aspettando in un'altra stanza, lo invitiamo qua in studio con noi. Ivan è il nostro innovation manager che si dedica all'automazione e alla robotica. Ecco, da questo punto di vista vuoi aggiungere qualche cosa, vuoi raccontarci qual è la tua percezione rispetto all'automazione in ambienti magari anche non così convenzionali, non so, dici tu, occhio che hai il microfono in muto ancora. Sì, grazie. Sì, diciamo che la cosa molto bella è che diciamo, si riesce a vedere una realtà dove l'automazione è veramente stata applicata ampiamente e anche in un modo molto, molto corretto. Lasciando poi le persone al centro comunque di questa automazione, quindi non è un'automazione che non rispetta diciamo le persone, l'uomo e quindi il processo, quindi è amica dell'uomo, non nemica dell'uomo. E volevo fare ecco magari una precisazione. Prima è stata da Elena citata la parola rigidità. L'automazione diciamo sicuramente richiede disciplina, richiede procedure, quindi richiede capire e creare quelle procedure che servono per il nostro processo. Ovviamente sono le procedure che noi ci diamo, no? Quindi è una rigidità che in qualche modo andiamo a ricercare, però è la rigidità che ci permette di avere tempi certi, di avere un prodotto di qualità, diciamo, ripetibile e, come nel caso appunto di Sepp e Valtellina, riuscire a ottenere velocemente delle certificazioni che credo altri produttori magari anche molto più blasonati o anziani faranno fatica ad ottenere, ecco, proprio perché l'automazione aiuta, no? E quindi garantisce che certe procedure e certe pratiche vengano fatte, rispettate le certifiche. Volevo, ecco, magari in questo fare una domanda a Elena, perché è stato detto che tutto il processo quindi è controllato, quindi sia dal punto di vista della movimentazione che dal punto di vista proprio delle condizioni di lavoro, cioè quindi come deve essere gestito la materia prima, quindi c'è una parte di continua e costante acquisizione delle informazioni date dai sensori, dai sistemi, però c'è anche una parte che prende, memorizza e archivia le informazioni e gli atteggiamenti e comportamenti che gli operatori diciamo adottano per andare a magari correggere o migliorare
costantemente il processo. Ecco, magari ci puoi dire due parole? Quindi il sistema, diciamo, impara anche dalle persone. Esattamente, esattamente. Noi che cosa abbiamo fatto? Proprio perché diciamo che produrre questo prodotto è complicato da un punto di vista qualitativo, ci siamo appunto fatti affiancare dalla stazione sperimentale di Parma e da un tecnico esterno che potesse insegnarci a fare questo prodotto in maniera che raggiungesse da un punto di vista qualitativo certi livelli. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo all'interno del nostro sistema, oltre al software di pianificazione di produzione che avete anche visto in parte sul video, abbiamo installato dei sensori all'interno di tutte le nostre celle di stagionatura. Questo perché? Perché continuiamo a rilevare i dati che vengono ovviamente immessi sul sistema e da questo tecnico esterno, che ci dà ovviamente tutta una serie di informazioni. Dice: benissimo, il prodotto arrivato a questa settimana di lavorazione ha bisogno di avere una modifica da un punto di vista di temperatura, velocità dell'aria, umidità. E questo dato da dove viene raccolto? Viene raccolto da questi sensori, che buttano tutto su un software, in modo tale che noi che cosa facciamo? A un certo punto vediamo tutto quello che è avvenuto e quindi stiamo raccogliendo informazioni di continuo che ci permetteranno poi un domani di prendere delle decisioni sulla base di un'esperienza già fatta, che è un'esperienza che ovviamente non tracciamo da un punto di vista cartaceo, ma un'esperienza che tracciamo da un punto di vista digitale. Questo perché? Perché ovviamente sta continuando ad imparare, quindi se gli operatori o l'operatore principale, che poi appunto è questa figura, ci dà degli input diversi da un punto di vista anche solamente di spostamento di un telaio da una cella all'altra perché ha raggiunto un certo tipo di parametro di calo, ovviamente noi impariamo. Imparando, questo ci aiuta ad avere esperienza sul prodotto, ad avere esperienza che ovviamente non abbiamo maturato perché, come potete vedere, io diciamo che non ho ancora tanti capelli grigi, e quindi non avendola maturata da un punto di vista esperienziale sul prodotto, la stiamo maturando da un punto di vista proprio digitale. Questo cosa ci permetterà poi un domani? Ci permetterà semplicemente di dire: bene, allora, in quella medesima condizione, la scelta che è stata presa è stata questa. E quindi noi avremo davanti a noi la possibilità o comunque un confronto continuo col dato, che ci permetterà di capire se stiamo andando o meno nella direzione giusta. Questo ovviamente è molto evoluto da un punto di vista sicuramente aziendale, ma anche digitale, no? Perché comunque al di là dell'automazione mera se stessa, che comunque sposta, fa, disfa in funzione di una serie di input, invece questa raccolta di dati ovviamente ci permette poi di avere una storicità, no? Su quello che stiamo facendo. Come uno raccoglie dati sulla storicità dell'acquisto sull'e-commerce, ovviamente noi acquisiamo dati sulla stagionatura di ogni singolo telaio delle nostre bresaole. Quindi ecco, abbiamo un po' spostato quel tipo di informazione perché comunque l'abbiamo traslata, no? sul prodotto, insomma. Perfetto, infatti questa è proprio la vera frontiera, no? Dell'automazione, la nuova automazione, cioè, quindi proprio il discorso di far crescere i sistemi, farli autoprendere, aiutandoli con i sensori, ma aiutandoli anche con l'esperienza delle persone. Quindi credo che voi avete raggiunto due obiettivi: uno, nel breve, che avete ridotto quello che è il processo, credo, di esperienziale che sarebbe stato necessario in un metodo tradizionale, quindi andare a ricorrere persone già con esperienza, quindi che facessero già questo magari da tanti anni, e l'altro, crearvi quello che è un percorso sicuramente di miglioramento della produzione costante. Quindi ci immaginiamo che le vostre bresaole saranno sempre più buone, no? col passare del tempo. Speriamo, no? In teoria sì, diciamo che con l'esperienza in teoria si migliora, no? Cioè, la vecchiaia è sintomo di esperienza, quindi noi... Però qui è garantita perché c'è un sistema che è automatico, in qualche modo, che ci aiuta, che aiuta le persone, e non c'è il rischio che una persona a un certo momento decida anche di cambiare vita e magari se ne va ed era proprio l'esperto. Esatto, è proprio lì il problema, lì il dramma, esatto. No, poi devo dire che l'automazione ci aiuta anche perché il sistema blocca, no? Quindi nel momento in cui uno vuol fare una cosa che magari è diversa, non lo può fare, perché gli dici: no, aspetta, cioè mi stai chiedendo di fare una cosa che non è questa è la rigidità positiva. È la rigidità positiva, assoluta, e su questo sfondiamo una porta aperta, sicuramente. La flessibilità come una bacchetta di grafite. No, scusatemi, in realtà poi io aggiungo una cosa, che al di là di tutti questi robot, macchine, sensori, software, eccetera, non dimentichiamoci che la bresaola di Elena è veramente buonissima. Poi lei mi ha mandato un campione dei primissimi appena entrata in produzione, e devo dire che ha una qualità anche sensoriale, al gusto evidentemente, che è eccezionale. Devo dire
Non so se quella che fai con la carne Kobe è quella che prediligo in assoluto, perché per noi ha un gusto un po' particolare rispetto a quelle che sono le nostre abitudini, ma adesso non ricordo più la carne con cui me ne hai mandato una che era di una bontà. La Black Angus, che la Black Angus, esatto, è la migliore di tutte. Sì, esatto, sì. Esatto. Sì, perché poi noi facendo diverse tipologie di prodotto, ovviamente si sente proprio la materia prima, perché noi diamo spazio alla materia prima, lavorando solo una materia prima fresca. Voi considerate che mediamente una bresaola viene pronta in 20 giorni di processo produttivo, noi lavoriamo dai 4 ai 6 mesi per le normali e arriviamo con la carne di Kobe a 18 mesi di stagionatura, cioè abbiamo cambiato anche il metodo di produzione tradizionale della bresaola, e quindi la facciamo in realtà come si faceva una volta in Valtellina, perché una volta in Valtellina non esistevano dei sistemi di stagionatura. Cioè, una volta in Valtellina si metteva nella cantina sotto casa a ottobre e si tirava fuori a maggio. Cioè, mio nonno, che era macellaio, faceva così. Quindi, insomma, diciamo che semplicemente siamo tornati indietro, ma con l'uso dei robot. Vabbè, allora Nicoletta, prendi nota, perché potremmo provare a fare anche una produzione di Bunet. No, ma è grandiosa questa esperienza. Potremmo provare a fare una produzione di Bunet in questo modo. Vi ringrazio, perché no, stavo proprio ragionando, al di là della bontà del prodotto, stavo ragionando proprio sull'esempio che voi rappresentate per tantissime aziende che sono così tradizionali, così legate ai territori, non solo in Piemonte, in tutta Italia. E 3 aziende siete state, ma in particolare la tua, con questo salto vertiginoso in innovazione. Mi ha colpito il fatto che il tuo nonno fosse un macellaio, per cui la tradizione di lavorare in un certo modo il prodotto l'hai trasformata in innovazione. E questo forse è proprio la chiave di volta che farà sì che le nostre piccole e medie imprese, soprattutto le imprese micro come la tua, diventino dei campioni di innovazione nel mondo. Per cui sarà nostra cura dare visibilità anche al tuo caso, anche perché è davvero un caso di innovazione bellissimo. Ci fa piacere, bene. Grazie mille. Molto bene, allora io direi che siamo praticamente in orario quasi perfetto, per cui Ivan, scusami se chiedo a te di uscire, perché richiamo sia Luca che Fabio, se sono ancora con noi, ma credo di sì, sicuramente Fabio, Luca non so se ci siamo. Perfetto. Bene, allora io ringrazio tutti. Perché mi sembra che sia stato interessante questo webinar. Abbiamo toccato diversi aspetti, abbiamo parlato di tecnologie, ma anche di modelli di business, quindi di come il digitale ci può aiutare, come può essere un'opportunità. Per cui grazie davvero ancora a Camera di Commercio di Torino, al PID, che è un progetto nazionale, quindi che ci accomuna e che accomuna tutti i territori. Grazie a CNA dell'area della Brianza, che ci ha aiutato anche nella realizzazione di questo webinar, un saluto davvero a tutti e speriamo di rivederci dopo le ferie estive con dei nuovi webinar, con delle nuove sfide di innovazione. Davvero grazie a tutti. Grazie anche a Comonex per questa ottima opportunità. E non so se ci sono delle domande, comunque volevo solo dire che come Camera di Commercio insieme a Comonex stiamo disponibili a dare una mano in ogni caso, anche per portare queste conoscenze a disposizione di tutte le imprese, e siamo anche disponibili ad ascoltare casi di successo come quelli che oggi sono stati presentati. Più ce n'è, meglio è per noi, è importante diffonderli per far capire che l'innovazione non è tecnologica, ma è un atteggiamento mentale. Gli imprenditori che qua oggi sono stati testimoni lo dimostrano. Grazie ragazzi, siete stati molto molto in gamba a portare avanti, siete molto in gamba a portare avanti con così tanta determinazione e creatività il vostro business, e spero che siate in futuro degli esempi per molti altri imprenditori come voi. Grazie. Un abbraccio a tutti. Grazie a voi. Buone vacanze. Arrivederci.